Il pifferaio magico, o meglio il pifferaio di Hamelin, è una delle fiabe classiche più conosciute in tutto il mondo, redatta dagli infaticabili fratelli Grimm. Come molte altre fiabe o racconti, si basa su leggende tramandate nei secoli che a loro volta, però, spesso si basano su fatti realmente accaduti. Nonostante la sua grandissima diffusione, sono in pochi ad aver approfondito la vera genesi di questa favola. La versione più recente ci racconta di un pifferaio che, giunto nella città di Hamelin, la liberò dalla piaga dei ratti, con la promessa di una lauta ricompensa. Quando però la città fu liberata, gli abitanti si rifiutarono di pagare il pifferaio, che portò via tutti i bambini del paese, accompagnandoli in un luogo di gioia. La versione originale della fiaba, invece, non prevedeva il lieto fine e i bambini venivano portati in una caverna nella quale venivano chiusi per sempre. Solo un bambino zoppo riusciva a salvarsi dal rapimento, perché non in grado di tenere il passo degli altri. Entrambe queste versioni si basano sui fatti realmente accaduti nella città di Hameln il 26 giugno 1284, che ci vengono testimoniati da una targa affissa sul muro di una casa nel 1600 circa, e che recita: anno 1284, nel giorno di San Giovanni e Paolo, il 26 giugno, un pifferaio con abiti variopinti adescò 130 bambini nati ad Hameln, che furono persi al Carvario del Koppen. Questa targa racconta quindi un fatto di cronaca che deve aver scosso la popolazione in modo devastante: la perdita di 130 figli della città sacrificati per una ragione sconosciuta. La rilevanza e veridicità dell'episodio ci viene non soltanto da questa iscrizione realizzata oltre 300 anni più tardi, ma anche e soprattutto dalla vetrata di una chiesa, ubicata nella piazza del mercato, su cui era riportata proprio la scena di un pifferaio che spinge i bambini all'interno della montagna. La vetrata oggi non esiste più, ma ci è giunta l'immagine di essa realizzata attraverso la descrizione trovata su alcuni documenti dell'epoca. Terzo ed ultimo riferimento all'episodio presente in città ancora oggi è il divieto assoluto di suonare musica nella via denominata Senza Tamburi, dove anche i cortei in festa che vi arrivano cessano immediatamente ogni suono. Ma quindi, cos'è successo ai bambini di Hameln? Le ipotesi più accreditate sono tre. La prima è che i bambini furono portati a morire in montagna per evitare il contagio di tutta la popolazione della corea di Sindeham, una malattia detta anche più comunemente ballo di San Vito, di cui si trovano riferimenti storici nella cronaca di Erfurt del 1237 e nella cronaca di Maastricht del 1278. La seconda è che i bambini furono costretti a lasciare la città o per qualche campagna militare o per una migrazione di massa verso la Germania orientale o l'Est Europa. Questa teoria porta come prova i numerosi luoghi con nomi simili ad Hameln, sia nei dintorni della città che nelle colonie orientali, e trova riferimenti anche nella prima versione della fiaba ad opera dei Grimm. Un'ulteriore ed interessante teoria è quella che vede coinvolti i baroni Spielbergers, cattolici convinti decisi ad eliminare la resistenza alla conversione religiosa della zona, che, assoldato un cacciatore dagli abiti sgargianti, fecero sacrificare 130 bambini della città di Hameln sopra ad un calvario poco fuori la città. La prova più forte a sostegno di questa teoria è la raffigurazione dell'episodio sulla vetrata della chiesa della città. Questa rappresentazione indica precisamente la beatificazione dei martiri, che divenuti santi salvatori, meritarono una raffigurazione degna del gesto. Quale sia stato davvero il destino dei 130 bambini di Hameln, però, risulta tutt'oggi un mistero, e se non verranno trovati reperti archeologici convincenti, come ad esempio le ossa dei bambini, è destinato a rimanere tale. Se questo video vi è piaciuto, mettete like e condividetelo. E se volete approfondire l'argomento trattato, trovate dei link in descrizione. Ah, mi raccomando, iscrivetevi al canale e seguiteci su tutti i nostri social.